Come rivitalizzare il centro storico? La domanda dell'ultimo minuto è tornata in auge alla luce della proposta che è arrivata dai commercianti di Corso Ovidio Sud di liberalizzare i parcheggi di Piazza Garibaldi sotto Natale, proposta bocciata dal comune di Sulmona. Poi le cinque mosse vincenti, secondo la Fiesa e la Confesercenti. Noi di Onda TG riavvolgiamo il nastro perché tanto in questi anni si è detto sulla rivitalizzazione del centro storico e andiamo a riprendere un tema non meno importante. L'apertura o la chiusura del centro storico alle auto. Ma non solo nel centro storico, ma anche nei giorni così feriali, questo qua diciamo, non, secondo me non dà nessun guadagno agli utenti cercanini così qua vicino, diciamo. E non lo è, che tutto questo traffico, che stanno solo, diciamo, inquinando la città. Sì, la gente ha più possibilità di passeggiare tranquillamente con i bambini senza preoccuparsi troppo delle macchine, guardare le vetrine, perché fra l'altro ho notato che hanno aperto diversi negozietti nuovi in questo periodo e questa cosa mi fa tanto tanto piacere. Sì, siamo d'accordo. Sì, almeno i camminatori possono passeggiare tranquillamente e senza sentire le puzze delle macchine, perché bene o male l'inquinamento pensiamo sempre che succeda negli altri posti e ne prendiamo atto solo se ne parla alla televisione nazionale, altrimenti è sempre pulita l'aria. I commercianti vogliono che sia aperto. Chi vuole stare aperto nei giorni in cui il popolo e i turisti vengono, per loro è qualcosa di importante. Io sarei per la chiusura totale, non solo nei weekend, per tutta l'estate, ma ci rendiamo conto in tutte le città del nord quanto si va all'aria pulita, la gente che può camminare tranquillamente in mezzo alla strada. Mettiamo il caso, il corso aperto, io devo comprare qualcosa, la macchina la devo lasciare da qualche parte, quindi che senso ha lasciarlo aperto? Quindi io vado al parcheggio di Santa Chiara, parcheggio, e questo è il problema. Anni fa, quando è che è stato inaugurato il parcheggio di Santa Chiara, pensavo che se togliessero tutte quante quelle macchine da Piazza Maggiore. Mona ha una delle piazze più belle d'Italia. Che cosa ne fa? Le macchine, le macchine, le macchine. Basta, basta.